Buongiorno a tutti e a tutte. Il consiglio di lettura per oggi è La filosofia non è una barba di Matteo Saudino. 191 pagine, 14,90 euro, edizioni Vallardi. Il libro è fresco di stampa, è uscito nel febbraio 2020. Matteo Saudino è un insegnante di filosofia e storia nei licei torinesi, ma si occupa anche di formazione degli insegnanti e più in generale di formazione degli adulti. Ha un canale YouTube. Che si chiama Barba Sofia e che è diventato un piccolo caso in quanto ha raggiunto proprio da pochi giorni 100.000 iscritti che per un canale che si occupa di filosofia e storia non sono davvero pochi. Filosofia non è una barba, Barba Sofia eh, Saudino gioca anche un po' con la propria immagine fisica dato che porta una importante barba alla Marx diciamo. Leggendo questo libro forse non si diventa filosofi, ma certamente ci si appassiona un pochino alla filosofia, anche grazie, devo dire, a una lettura accattivante. Saudino ci parla di 15 filosofi eh, dall'antica Grecia fino all'inizio del 1900. Talete, Pitagora, Eraclito, Epedocle, Democrito, Socrate. Diogeno, Pomponazzi, Moore, da noi conosciuto come Tommaso Moro, Descartes, Cartesio, Fichte, Schopenhauer, Kierkegaard e Nietzsche. Il punto di vista è particolare perché eh, Saudino ci parla di questi filosofi partendo dal racconto romanzato eh, della loro morte per poi addentrarsi nel complesso delle loro idee. E il libro si apre, a parte una brevissima introduzione, con un prologo intitolato La morte, un dono divino. Ed è forse poi questo il vero motivo per il mio consiglio di lettura. Tutti noi veniamo da settimane difficili, nelle quali, a causa del coronavirus, abbiamo particolarmente parlato e riflettuto sulla morte l'abbiamo trattata con un'assoluta sciagura da evitare a tutti i costi. Questo libro, come dire, rompe un po' la narrazione antimorte e ci aiuta a riflettere in un modo un pochino diverso. Chi di noi in fondo non vorrebbe avere accanto a sé, almeno ancora per un po', una persona cara che non c'è più. È un po' il nostro dramma, non riuscire a usare bene il tempo, tanto o poco che abbiamo a disposizione forse non siamo nemmeno eh, educati a farlo talvolta vorremmo l'immortalità ma non è chiaro a quale stadio della vita vorremmo cristallizzarci dato che eh, qualche magagna ce l'abbiamo sempre e forse non vorremmo trascinarcela per l'eternità e se le magagne sono troppo pesanti talvolta la morte è anche un sollievo, un po' come il dolce naufragar nel miele di Democrito, eh, così illustrato nel libro, o la liberazione, la conclusione dalle polmoniti di Descartes o di Nietzsche. Ma non è, vedete, solo una questione fisica, ma anche forse soprattutto psicologica, per così dire. Il bello è tale perché può svanire. Pensate ad un'attività che amiamo, che ci piace condurre. E poi pensiamo, immaginiamo se fossimo condannati, costretti a ripeterla continuamente, all'infinito. Io credo che dopo pochi giorni anche l'attività che più ci piace ci risulterebbe una condanna. Dice Saudino, per vivere bisogna essere disposti a morire. Solo chi esiste nella prospettiva della morte può vivere autenticamente. Per questo dobbiamo ringraziare gli Dei di averci liberato dalla prigione dell'immortalità e donato la morte. Buona lettura.